Grazie.
Gesù tuo Figlio, perché possiamo crescere nell'amore per te e per il prossimo, per Cristo nostro Signore. Amen. Oggi il nostro pane quotidiano e rimetti alle Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Ti saluta, Croce Santa, che portasti il Redentor. Gloria, lode, onor ti canta, ogni lingua ed ogni cuore. Prima stazione. Gesù è condannato a morte. Ti adoriamo, Cristo, e ti benediciamo. Perché con la tua santa croce hai redento il mondo. Dopo averlo arrestato, i giudei condussero Gesù al pretorio di Pilato perché fosse condannato a morte. Pilato non trovò in lui nessuna colpa e voleva liberarlo, ma i giudei gridavano: crocifigilo. Disse loro Pilato: ma che male ha fatto? Essi risposero gridando ancora più forte: a morte, sulla croce. Pilato, visto che il tumulto della folla cresceva, si lavò le mani di fronte al popolo dicendo: io non sono responsabile della morte di quest'uomo. Prendetelo voi e mettetelo in croce. E consegnò loro Gesù. Innocenza de clemencia. Soldati si fecero attorno a Gesù
e gli misero sulle spalle un manto rosso. Intrecciarono una corona di spine e gliela posero in capo. Gli misero una canna sulla mano destra come uno scettro regale. Poi, piegando il ginocchio, lo deridevano dicendo: «Salve, o re dei Giudei!» E gli sputavano addosso e lo percuotevano sulla testa. Cuda gente ingrata e mala, dal peso delle nostre colpe, umiliato e sopraffatto dal peso di tante iniquità, più ancora che sfinito dai patimenti della flagellazione e coronazione di spine, Gesù cade al suolo privo di forze. In un gran luto non potente avanza il luso, sapremo portare Gesù
Cadute nel peccato. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te.